Buonasera a tutti, oggi facciamo una bella chiacchierata con un amico di vecchia data che è stato, come dire, in vacanza temporanea per alcuni anni ed è tornato fra noi. Marcello Foa, buonasera Marcello. Eccoci, ciao Massimo, una bella vacanza, indubbiamente. Esatto, nel senso che noi ti conoscevamo prima in rete, poi, come dire, ci sei sparito per un periodo di tempo che sono stati 3 anni, giusto? 3 anni qualcosa, mi sembra. Esatto. Tre anni giusti. E adesso sei tornato, diciamo, alla vita normale. Allora, tutti ti conoscono, quindi è inutile presentarti. Io direi di fare una cosa: andiamo direttamente al sodo della questione che interessa tanta gente. Ha interessato anche a me a un certo momento, poi credo di aver capito certe cose, ma vorrei che tu me le confermassi. Io mi ricordo quando tu fosti confermato alla presidenza, io feci un salto sul divano, stavo guardando il telegiornale, feci un salto sul divano e dico: cavoli, Marcello Foa, presidente della RAI. Mia moglie, che non ti conosceva, dice: chi è? Mi ha detto. E io dico: è uno dei nostri, gli ho detto, è uno dei nostri che è presidente della RAI. Questo è stato il primissimo pensiero che ho fatto. Il secondo pensiero che ho fatto però è stato: eh sì, però è presidente, non è direttore generale, che è una cosa molto diversa. Allora, magari comincia a spiegarci tu, proprio dal punto di vista dello statuto, quali sono i ruoli, come vengono stabiliti in RAI, che cosa prevedono questi titoli. Sì, guarda, questa è una domanda fondamentale, perché in realtà la riforma Renzi ha dato praticamente tutti i poteri a una sola persona che è l'amministratore delegato, neanche più il direttore generale, ha creato la figura dell'amministratore delegato, il quale di fatto gestisce l'azienda. Il presidente in realtà ha tre ruoli, uno di rappresentanza istituzionale. Parla a nome dell'azienda in pubblico nei luoghi dove è necessario. Il secondo mandato per me è stato molto importante, anche gratificante, è stato quello delle relazioni internazionali, per cui ero io che andavo nei consessi internazionali a parlare a nome della RAI, ed ero io che gestivo questi dossier. E il terzo è il controllo delle finanze, ma a livello di scrutinio finale, cioè. In ogni grande azienda c'è la compliance che va rispettata e diciamo così, questa ultima parte spetta come responsabilità ultima al presidente. Tutto il resto è sotto l'amministratore delegato, il che significa che in realtà, contrariamente a quanto le persone da fuori si aspettavano e hanno pensato che io potessi fare, io non avevo alcun controllo diretto sui programmi. Ecco perché il mio ruolo è stato davvero bello, interessante, ma anche molto difficile perché le riforme in Rai tu le puoi fare in due modi. Quando hai le deleghe dirette, io le deleghe dirette non le avevo per quel che concerne i contenuti, oppure quando tu riesci a operare in sintonia con l'amministratore delegato e dunque come presidente puoi esercitare così un'influenza, dare consigli, parlare con le persone sapendo di essere ascoltato e sapendo che poi le decisioni prese avevano un'applicazione reale. E purtroppo questo secondo aspetto, che è quello sul quale io all'inizio contavo molto, sul quale c'era molta aspettativa e anche per il quale io ero stato eletto in quel ruolo, si è dimostrato di brevissima durata per una serie di ragioni. E questo ha reso ovviamente il mio mandato molto complicato, anche perché, diciamolo chiaramente, quando tu inizi il mandato con una maggioranza e sembra di parlare di una realtà di 10-20 anni fa, quasi, tanto è passato il tempo in termini di cambiamento di scenario, e poi cambi un nuovo governo, e poi c'è un terzo governo, e in mezzo c'è una crisi Covid, ti rendi conto che tutto diventa estremamente complicato e difficile. Tra l'altro eri diventato famoso, diciamo famoso fra noi in rete, per quella famosa intervista che ti fece BioBlu, tanti anni fa ormai, nella quale spiegavi, tra le altre cose, che cos'è il famoso frame, parola che tutti abbiamo imparato a usare da te. Cioè, frame è la cornice, la struttura, il quadro all'interno del quale si può parlare di tutto quello che si vuole, ma al di fuori del quale non bisogna mai uscire, cioè ci sono gli argomenti tabù che stanno fuori dal frame e quelli accettabili che stanno dentro. Dentro si può fare di tutto, ma fuori non bisogna mai uscire. Come ti sei trovato che tu di colpo ti sei trovato al centro del frame proprio, cioè da fuori che lo criticavi, ti sei trovato al centro, cioè dentro un sistema che, nel quale vige proprio questa regola. Quindi hai sofferto, hai avuto dei momenti di difficoltà, com'è stato? È stato molto duro per due ragioni. Primo, perché all'inizio, come ricorderai, io sono stato oggetto di una campagna di denigrazione molto forte,
e uno dice da fuori: ma perché ti hanno attaccato così tanto se il presidente in realtà ha pochi poteri? E la risposta è molto semplice, perché io rappresentavo proprio quel mondo che loro non volevano entrasse nella RAI, e soprattutto perché Roma, in genere le istituzioni, vivono di simboli. Per cui una personalità, un giornalista, un intellettuale che non faceva parte del mainstream, che non faceva parte di un certo establishment romano, non doveva arrivare in quell'incarico. E devo dirlo, oggi ne posso parlare tranquillamente, io sono stato oggetto di attacchi incessanti durante i 3 anni, e vi assicuro che vivere sempre con questa sensazione di essere sotto pressione, sotto attacco costantemente, non è facile, non è bello. Cioè, l'establishment mi voleva fuori dalla RAI fino all'ultimo giorno, proprio per dimostrare che loro avevano il pallino e che chiunque altro si fosse avvicinato a questo ruolo non avrebbe avuto la possibilità di esercitarlo. Per cui io ho vissuto 3 anni veramente in trincea. E paradossalmente ho vissuto sulla mia pelle cosa significa essere oggetto di attacchi condotti coi media. Ho saputo resistere perché, essendo un esperto, sapevo qual era il modo di reagire, e questo mi ha salvato. E poi naturalmente essere dentro alla RAI è stata un'esperienza bella e significativa, anche brutta ovviamente per certi versi, dura, bella perché ho potuto scoprire che ci sono delle professionalità eccellenti in RAI, che ci sono dei giornalisti, ma anche tecnici, manager veramente di ottima qualità, e che non aspettavano altro che avere un riferimento sicuro, una persona che li stimasse, li considerasse per i loro meriti professionali e non perché erano raccomandati da una parte politica. Il punto più importante è che mi è capitato, tra le persone che ho avuto la possibilità di nominare o scegliere direttamente, che venissero da me e mi dicessero: io ti ringrazio molto perché è la prima volta che mi capita di essere nominato in un ruolo senza raccomandazione, ma esclusivamente per meriti professionali, e questo la dice lunga. Però l'altro punto che è piuttosto sgradevole è il fatto che comunque la RAI dipende dal mondo politico, e naturalmente chi lavora dentro la RAI tende a parametrarsi col mondo politico, e questo fa sì che purtroppo certi tipi di ragionamenti, un incoraggiamento a essere autenticamente più pluralista, più pluralisti, come io avevo promesso nelle mie intenzioni, è un'intenzione a quale io sono rimasto fedele. Cioè, io da dentro la RAI ho promosso il più possibile la meritocrazia e il pluralismo, però naturalmente poi si scontra con dei limiti oggettivi. Quando, faccio un esempio senza fare nomi, ma quando un giornalista sa che la sua nomina o il suo ruolo dipende comunque da un gradimento politico, quando sa che la commissione di vigilanza parlamentare può partire con delle serie di interpellanze, interrogazioni, anche molto violente, quando sa che può essere oggetto di una campagna di stampa anche molto dura, naturalmente ne è condizionato. E questo naturalmente va a limitare quella che secondo me invece dovrebbe essere la caratteristica principale del servizio pubblico: l'indipendenza dalle pressioni politiche. Allora, io in questi 3 anni ho avuto una prima fase in cui c'è stata così l'auspicio, l'intenzione di cambiare veramente la RAI, cioè, dopodiché gli ultimi 2 anni in realtà sono stati dei 2 anni di resistenza, per dire: io non mollo, perché non volevo dare la vinta a quell'establishment che invece mi voleva fuori, e perché sapevo di essere diventato dentro la RAI un punto di riferimento positivo per le forze sane della RAI. Per cui mi sono detto: io vado fino in fondo, e naturalmente il sacrificio è che per andare fino in fondo in un ruolo istituzionale, quando tu rappresenti l'azienda, non puoi criticare l'azienda pubblicamente. Devi fare una battaglia all'interno, devi cercare di usare le leve all'interno per raggiungere certi obiettivi, per confortare le persone che non si sentivano magari totalmente a loro agio, e questo fa sì che io ho dovuto scegliere a un certo punto di non parlare quasi più pubblicamente, se non in un ambito rigorosamente istituzionale. Per cui io mi sono, tra virgolette, sacrificato con questa missione, e mi rendo conto che da fuori era difficile capirlo.
però a un certo punto io ho detto: io vado fino in fondo, non gliela do vinta e voglio essere fino all'ultimo giorno un punto di riferimento positivo per la parte sana della RAI, perché era quello che ci voleva in un momento delicatissimo per il servizio pubblico. Dunque, l'altro ieri è uscita una tua intervista sulla Verità, intitolata "Media tutti pro governo non va bene". All'interno di questa intervista, una delle cose che hai detto tu è: la stampa ha la funzione primaria da cane da guardia della democrazia, non del potere. Questo non significa assumere atteggiamenti complottistici, ma saper porre domande, anche scomode, svolgere correttamente ma coraggiosamente il ruolo di coscienza critica. Ora, in parte tu mi hai già risposto, io ti avrei chiesto: quanti sono secondo te i giornalisti all'interno della RAI che, se fossero liberi da questi condizionamenti, se fossero liberi dalle paure di venire attaccati, vorrebbero poter fare il loro lavoro in un ruolo, in un modo diverso, e quanti invece sono convinti di fare comunque il meglio che si può fare, in percentuale più o meno, per avere un'idea? Non lo so, è veramente difficile dirlo, perché alla fine quel che fa un'azienda è lo spirito che si comunica, lo spirito che si sedimenta. Io non lo so, veramente difficile fare una stima. Quel che ho sentito è l'urgenza comunque di difendere quei giornalisti che volevano fare un'informazione corretta, e che significa difenderli appunto dall'interno. Ti faccio un nome: Sabrina Giannini, che fa Indovina chi viene a cena, che sappiamo tutti essere un volto noto di Report. Io l'ho difesa a spada tratta, quando anche Carlo Freccero era direttore di Rai 2 abbiamo cercato di impostare un certo tipo di riflessione. E rispondere precisamente alla tua domanda è molto difficile. Cioè, io sono convinto che se cambia il contesto, per cui i giornalisti della RAI con una governance diversa, con leggi diverse, si sentissero veramente interpreti del servizio pubblico inteso nella sua accezione più alta e più nobile, perderebbero molte remore e verrebbero allo scoperto. Stimare oggi quanti possono essere, questo non lo so. Mi permetto solo una piccola aggiunta. Queste tematiche io le ho affrontate sistematicamente a livello dell'IBU. Cos'è l'IBU? È l'Associazione delle TV Pubbliche Europee, in cui io sedevo a livello di board e in cui io parlavo con France Télévisions, ZDF, RD, BBC, eccetera. E la cosa molto interessante è che su questo punto c'era una convergenza totale, cioè tutti i servizi pubblici soffrono del rapporto duro, conflittuale, quando c'è una conflittualità, o comunque delle pressioni della politica. La mia impressione però è che la RAI fosse quella più esposta, perché la RAI è l'unica TV pubblica che ha di fatto tre azionisti. L'azionista ufficiale è il MEF, che è il Ministero dell'Economia. L'azionista formale, istituzionale e naturale è il rapporto con le istituzioni, cioè la RAI deve seguire con quanto fanno le istituzioni, questo è normale, fa parte del servizio pubblico, e il terzo azionista è la commissione di vigilanza, che praticamente ha diritto di chiedere, parlare su qualunque argomento, e che ovviamente esercita una pressione molto forte. Allora, quando tu hai questa concentrazione di pressioni, di vincoli, è chiaro che la libertà e l'indipendenza e l'autorevolezza che un servizio pubblico dovrebbe avere, e dunque un autentico pluralismo, è molto difficile da ottenere. E io stesso mi sono reso conto che gli stessi partiti non mi seguivano su certi ragionamenti. Io facevo un discorso di correttezza aziendale, di correttezza istituzionale, i partiti in generale rispondono a logiche che sono logiche diverse rispetto alle mie, rispetto a quelle che dovrebbero essere del pubblico generalista, rispetto a quelle che il pubblico si aspetta debba essere un servizio pubblico. Per cui è stato veramente difficile mantenere il punto dentro la RAI, insomma. Una volta c'era questa cosa, nel senso che mi ricordo io negli anni 80 c'era, non so, Rai 1 era controllata dalla DC, Rai 2 l'avevano data i socialisti, Rai 3 l'avevano data il Partito Comunista, e più o meno la pluralità, anche se fatta in modo tipo appunto manuale Cencelli, però c'era. Adesso invece sembra che ci sia comunque un compattamento, un pensiero unico, è arrivato anche nella politica, cioè non c'è più neanche quella possibilità di dire: vabbè, almeno su quel canale sento un pochino più di sfumature in questo modo. No, come mai è successo? Come mai siamo arrivati
al pensiero unico di coloro che ci insegnano a pensare. Questo è un fenomeno che riguarda, secondo me, un di più ampio respiro, cioè è una conseguenza di una gestione dell'informazione che risale a qualche anno fa e che forse l'ultima fase del governo Draghi, in cui tutti i partiti, a parte Fratelli d'Italia, sono al potere, ha certo favorito e ulteriormente accentuato. Il paradosso è che c'è chi diceva lo stesso alla RAI, appunto, poi quando parli liberamente con i colleghi, poi ti dicono le loro impressioni. C'era chi diceva che in passato, quando c'era la lottizzazione spinta, quella che evocavi tu, i partiti, comunque avendo l'interesse a mantenere un certo tipo di audience, mandavano poi sullo schermo sì i raccomandati, ma possibilmente i raccomandati bravi. E mentre le gestioni degli ultimi anni sono state così più confuse, con un'intromissione anche piuttosto forte della politica, talvolta anche direttamente da parte di qualche primo ministro, come si è saputo in seguito, ha generato forse uno smarrimento maggiore, per cui fondamentalmente anche un certo tipo di dirigenza deve mostrare forse maggior tenacia nel rispettare un certo equilibrio politico, ma nell'esigere una maggior professionalità. Le cause sono veramente complesse da individuare e per cui non ho una risposta sicura alla tua domanda, se devo essere sincero. Un'altra cosa che a me sconvolge proprio letteralmente della RAI è questa, appunto nata come servizio pubblico, propagandata, vendutaci come servizio pubblico, pagata da noi come servizio pubblico, con i soldi delle tasse, con i soldi del canone, a parte la pubblicità che entra, ma diciamo che noi le tasse e il canone, sia le tasse che la sovvenzione, sia il governo che la sovvenzione, sia noi con il canone la paghiamo, è nostra da questo punto di vista, quindi di tutti gli italiani, e poi abbiamo per esempio dei conduttori come Fazio che dicono io certa gente, cioè coloro che rappresentano una certa fetta di pensiero, non li invito in trasmissione. Cioè questo arrogarsi il diritto di un conduttore che è pagato da noi, che dovrebbe fare un servizio pubblico, di decidere lui quali voci possano andare in TV e quali no, non trovi che sia qualcosa di assolutamente aberrante? Sì, è aberrante, però se tu gli firmi un contratto che gli dà praticamente mano quasi praticamente libera, questo può accadere. E ti spiego, il caso Fazio è emblematico. Lui ha avuto un contratto, come sappiamo, molto chiacchierato, per cui era composto al 50% con una società di produzione esterna, al 50% con una casa di produzione di cui lui stesso era almeno parzialmente proprietario, e ovviamente a costi elevatissimi, per cui un contratto milionario. Lui di fatto gestisce gli ospiti e poi la rete viene a sapere un po' all'ultimo minuto chi c'è in scaletta, e praticamente lui ha mano libera. Se tu osi a dire qualcosa, osi intervenire, che cosa scatta? Scatta subito la censura dicendo mi vogliono chiudere, tappare la bocca. Per cui il quadro è molto complicato, perché poi tutto viene, questo è un aspetto che il pubblico deve rendersi conto, tutto viene strumentalizzato. Allora, certe cose, lo vediamo anche in questi giorni, passano con una facilità incredibile, oppure certe notizie cadono nel silenzio, guarda certi scoop di Report recentemente, mentre altre cose del tutto marginali, se c'è un'intenzione strumentale, ad esempio nei confronti di chi non appartiene al mainstream, l'intenzione strumentale era costante, per cui il sottoscritto ad esempio doveva calcolare qualunque cosa io dicessi, qualunque cosa io facessi, e vi assicuro è estremamente difficoltoso, estenuante, proprio perché sapevo che bastava che io sbagliassi mezzo passo per essere messo letteralmente in croce, no? Mentre in certi altri casi uno può fare quel che vuole, e le dichiarazioni di Fazio ad esempio sono emblematiche di un certo spirito. Allora il punto è, bisogna sradicare questo modello,
bisogna far sì che la RAI venga messa al riparo da queste forme di interferenze e possa svolgere il suo ruolo con indipendenza e autorevolezza. Altrimenti lo schema è quello classico: fai parte di un certo mondo mainstream, possibilmente di establishment romano, hai dei margini di manovra molto ampio. Non fai parte di quel mondo, la tua vita diventa estremamente difficile e qualunque cosa tu faccia, tu vieni attaccato, messo in difficoltà, strumentalizzato, oggetto di richieste, oggetto di campagne stampa, escono lanci di agenzia in cui ti si accusano di tutto, cioè è veramente molto difficile. E lo dico per esperienza personale. Il punto è: non bisogna mollare, bisogna andare fino in fondo e bisogna poi ovviamente battersi affinché il servizio pubblico resti una risorsa per il paese, diventi una risorsa davvero per il paese, e per cui sottrarlo al gioco dei partiti. Su questo punto io devo dire, ricordo sempre con commozione e riconoscenza il nostro amico Giulietto Chiesa, perché quando io fui nominato, lasciami raccontare questo piccolo aneddoto, entrambi siamo stati molto amici di Giulietta, no? Io quando fui nominato, poi la seconda nomina, perché vi ricordate fu un processo molto complesso, che fa parte di quel che io vi ho detto poco fa, cioè se tu non fai parte dell'establishment ti mettono in difficoltà a prescindere. Allora andammo a pranzo a Roma, fu un pranzo molto bello, e lui mi disse: vedrai Marcello, non ti lasceranno cambiare nulla. E io gli risposi: no, vedrai Giulietto, alla fine qualcosa cambierà, anche perché all'epoca c'erano Lega e 5 Stelle che erano sinceramente impegnati in un percorso anche di cambiamento del servizio pubblico. Cioè io recepivo un vento nuovo, anche perché né l'uno né l'altro all'epoca, parliamo del 2018, avevano i quadri dentro la RAI, che era un limite, ma al contempo una chance, perché ci consentiva così di ragionare in maniera un po' diversa. E purtroppo devo dire che invece aveva ragione Giulietto, cioè se tu non hai le spalle coperte, se tu non hai dietro anche un forte sostegno politico, finché la politica non viene tolta dalla RAI, sempre che questo un giorno accada, è evidente che il sistema tende a boicottarti, tende a metterti i bastoni nelle ruote e ti vuole fuori dalla casa madre. Ecco perché alla fine una battaglia di cambiamento diventa una battaglia di resistenza a tutela delle forze sane della RAI, e per dimostrare che nonostante tutto non possono fare sempre quel che vogliono, ma persone per bene. Io non ho chiesto l'incarico di presidente della RAI, mi è stato offerto, non appartengo a un certo tipo di mondo. Tra l'altro sono stato oggetto anche di pressioni notevoli, mi hanno ridotto lo stipendio in maniera drastica, sono stato il presidente della RAI meno pagato della storia, questo va ricordato. Lo dico a quei buontemponi che in RAI, che ogni tanto sui social si chiamano: ah, ma FOA si è arricchito, FOA fa parte del sistema. Un fico secco, io sono stato pesantemente penalizzato anche dal punto di vista economico, a conferma di quel che ti dicevo. Poi non l'ho detto pubblicamente perché certe cose io non le facevo, oggi posso dirle. Però bisognava dimostrare che persone che non escono da quel mondo istituzionale sapevano esercitare il proprio ruolo e hanno ottenuto il punto, non si sono lasciati intimidire, sono arrivati fino in fondo. È quello che ho cercato di fare con dignità e rimanendo fedele a me stesso fino in fondo. Mentre noi, come dire, ingenuamente da fuori, adesso lo diciamo col sorriso, ci aspettavamo che tu trasformassi la RAI, tu combattevi per sopravvivere, quindi il fatto che non abbiamo sentito parlare di te è quasi una buona notizia a questo punto. Eh sì, perché ogni volta che sentivate parlare di me era di solito per mettermi in croce, per attaccarmi, per screditarmi, per denigrarmi oppure per mandarmi via. E poi appunto questo lo dico con molta chiarezza, ogni tanto qualcuno mi scriveva: ma perché tu non ti esprimi contro questa trasmissione X o Y? Perché io non potevo farlo pubblicamente, cioè il presidente rappresenta l'azienda. Allora tu le critiche le puoi fare prendendo la persona che devi contattare per una certa ragione, col dovuto garbo, considerato che tu non hai il mandato per intervenire direttamente sui contenuti, e far presente che forse quella trasmissione andava equilibrata in una certa maniera o nell'altra, sapendo sempre che il rischio è che dopo 10 minuti tu
ti trovi sulle agenzie con una velina o con una denuncia, il presidente cerca di mettere il bavaglio alla trasmissione X o Y. Questa è la realtà in cui io mi sono trovato immerso. Allora, a un certo punto, passati i primi, diciamo così, io ho iniziato in realtà a settembre, a pieno titolo a settembre 2018, il governo giallo-verde è caduto nell'agosto del 2019, non c'è stato quasi neanche poco meno di un anno. Nel frattempo c'è stata anche una campagna elettorale molto dura in cui 5 Stelle e Lega litigavano, che non era propriamente il contesto ideale per esercitare una profonda riforma della RAI, sempre che questa sia davvero possibile, e per cui in realtà il processo di cambiamento, di innovazione è durato poche settimane. Poi con il governo giallo-rosso ovviamente io sono diventato ancora più ingombrante, ancora più scomodo, e naturalmente questo ha reso ancora più complicato il mio ruolo. Ecco. Facciamo un discorso più generale adesso. Con tutto quello che è successo negli ultimi 2 anni, con la marea di propaganda spudorata che ci è piovuta dai canali mainstream, quindi sia i privati che la RAI, il risultato è che una buona fetta di popolazione ha perso fiducia nella RAI, nel discorso pubblico e quindi anche indirettamente nelle istituzioni. Cioè oggi c'è moltissima più gente di una volta che appena gli parli, lo vedi anche nelle manifestazioni in strada, appena i giornalisti si avvicinano, andate via voi che siete venditori di bugie. Questa è una cosa assolutamente nuova che non era mai successa fino a 2 anni fa. Con questa fetta di gente corposa, perché parliamo di almeno un 20%, secondo me anche di più, di gente che non crede, ecco, che non crede più al messaggio istituzionale, una volta finito questo incubo, o quasi finito, o finto finito, quello che sarà, diciamo, nel futuro immediato, nel futuro prossimo, nei prossimi mesi, il prossimo anno o due, che cosa resterà di questo rapporto fra la popolazione e un'informazione che non è più credibile? Cioè, qual è il nuovo panorama, secondo te, calcolando anche che c'è la rete dall'altra parte che ha fatto sentire molto il suo peso, qual è il panorama nuovo nel rapporto fra popolazione e istituzioni? Questo è un problema molto serio che io ho appunto evidenziato nell'intervista alla Verità. Alla fine la RAI ha avuto un momento di grandissimo ascolto, boom degli ascolti, quando è scoppiata la pandemia, perché eravamo tutti chiusi in casa, nessuno ci capiva nulla praticamente, e in quel momento la RAI, così come anche Mediaset, insomma le grandi reti televisive, hanno vissuto una seconda giovinezza, perché gli ascolti sono tornati a livello, se non ricordo male, addirittura del 2007, cioè hanno riguadagnato 15 anni in un colpo solo. Poi però l'ascolto è sceso di nuovo, adesso non so gli ultimi dati, ma credo che la platea televisiva sia di nuovo ridimensionata, e si conferma quella che è una mia convinzione da sempre, lo era dentro la RAI, lo era prima, lo era ancora adesso: se tu non ti metti in sintonia, se tu non rispetti il rapporto fiduciario col pubblico, quando tu alla fine a volte rinunci persino a un'informazione corretta su dati basilari, esempio la famosa manifestazione a Roma in Piazza del Popolo, poi degenerata con l'assalto alla CGIL, come sappiamo, ecco, dire che c'erano 10.000 persone in piazza, in una piazza che io conosco molto bene perché ci passavo più volte alla settimana a piedi, enorme, ed era quasi piena, vuol dire che c'erano almeno 50-60.000 persone, credo che piena sia 100.000. Allora, dire che c'erano 10.000 persone non è credibile, anche perché oggi appunto c'è la rete, ci sono i canali sui social media, sono le chat sulle varie Telegram soprattutto, ma anche WhatsApp, ma soprattutto Telegram, che ti sbugiardano. Allora il punto qual è? Non avendo più la televisione il dominio assoluto di quel che viene visto e letto, si crea alla lunga un cortocircuito fiduciario molto forte e secondo me negativo per la nostra democrazia,
perché le democrazie si basano su un criterio semplice, ma che non dovrebbe essere, dovrebbe essere inviolabile, quello della fiducia nelle istituzioni. E tu hai fiducia nelle istituzioni non perché non sbagliano mai, questo è irrealistico, ma perché hai l'impressione che le cose che ti vengono dette sono, salvo ragioni molto gravi o errori in buona fede, credibili e autentiche. Quando invece si fanno annunci che la televisione, anziché contestualizzarli e relativizzarli come dovrebbe fare, li rilancia in modo acritico, l'effetto ultimo è che la gente non crede più alla televisione, non crede più alle istituzioni che magari lanciano una stima di, ad esempio, 10.000 manifestanti, non credibile, e dunque alla fine si genera un meccanismo di sfiducia che vediamo anche sulla campagna vaccinale, anche sulla gestione del Covid. Cioè, la gente perché non si vuole far vaccinare? Perché fondamentalmente dubita dell'autenticità, della credibilità dei test, del fatto che alcune domande scomode non vengono mai affrontate con oggettività scientifica, e dunque questo provoca una sensazione di disagio che, ripeto, non va bene per le nostre democrazie. Le nostre democrazie devono avere, attraverso la forza del dialogo, di un confronto costruttivo, la capacità di affrontare qualunque argomento, non esasperando le frizioni, ma possibilmente cercando di conciliare, spiegare e, quando è anche il caso, di sfidare quella che può essere la verità ufficiale. Questo purtroppo non avviene e il risultato lo vediamo in questi giorni. Ma un altro caso recente è quello del Pfizergate. Io ho trovato veramente pazzesco che tutti noi in rete sapessimo che cos'era il Pfizergate, mentre l'utente tradizionale della televisione non ne ha minimamente sentito parlare. Cioè, sono ormai due mondi separati, nei quali certe informazioni esistono da una parte e non esistono dall'altra. Questa è una responsabilità che si sta prendendo chi conduce il servizio pubblico, che è destinata ad avere delle conseguenze devastanti nel futuro, come dici tu. Sì, sì, assolutamente. Io questo dico anche quando avevo il mio blog, quando ero giornalista al giornale, è sempre stata la mia linea. Cioè, nascondere le notizie scomode è ridicolo ed è anche controproducente, anche per chi è di una certa visione. Allora, il problema che noi oggi abbiamo, qui ampliamo un attimo la riflessione, che sul web tu hai una serie di canali che fanno ottima informazione, e per cui con informazioni credibili, verificate, e poi purtroppo è anche una serie di frottole che girano. A volte gli amici mi mandano dei video o degli audio o dei link ad articoli improbabili, e io gli chiedo: ma qual è la fonte? Chi te lo manda? Lo sai? Quasi sempre non sanno rispondere, poi gratti un pochino e salta fuori che è una bufala, perché, consentimi di riaprire il mio vecchio discorso sugli stregoni della notizia, oggi ci sono la disinformazione a tutti i livelli. C'è anche uno studio dell'Oxford Internet Institute, se non ricordo male, che ha dimostrato come esistono decine, io parlo anche di migliaia di troll, che non fanno altro, per conto di governi, istituzioni, grandi aziende, che non fanno altro che andare sulla rete a diffondere un certo tipo di informazione, che può essere vera, verosimile o falsa a seconda degli interessi che sono in gioco e delle modalità che vengono scelte. Allora, tutto questo fa sì che oggi noi abbiamo due estremi: da un lato una televisione che in genere è troppo istituzionale e che talvolta ha dei guizzi di indipendenza, grazie al cielo, ma che tendenzialmente recepisce quella che è l'informazione istituzionale, e per cui viene giudicata talvolta poco credibile perché ignora certe notizie. E d'altra parte tu hai un'informazione online dove i punti più estremi diventano dei veicoli di diffusione di frottole o di disinformazione. Tutto questo genera uno squilibrio che è pericoloso. In mezzo invece il buon giornalismo è il giornalismo che, con onestà intellettuale e con senso di autocritica, va a fare buona informazione ma non censura notizie credibili. Quello del Pfizer è un esempio clamoroso. Insomma, qui è il British Medical Journal, non mi ricordo. Sì, BMJ. Ecco. Per cui una rivista scientifica di assoluto spessore, riconosciuta e stimata in tutto il mondo, che ti va a porre un problema molto serio sul tavolo. Il silenzio è sconcertante.
tu devi prendere un giornalista, andare a cercare di individuare questa fonte che ha raccontato tutto al British Medical Journal, vai dal direttore del British Medical Journal, scavi, cerchi, fai domande alla Pfizer, fai buon giornalismo, per poi magari concludere che l'allarme è un po' esagerato perché le irregolarità denunciate sono marginali e non vanno a inficiare il processo di verifica dei vaccini. Oppure la conclusione può essere anche diversa. Però analizzi. Lo analizzi, ecco, devi fare semplicemente analisi, non la battaglia ideologica. Mentre qui scusa, Marcello, per prendere esempio proprio da questo, mettiamo che tu fossi ancora presidente della RAI in questo momento, succede un caso come il Pfizer Gate. Da una parte tu sai una cosa che è importantissima, dall'altra vedi che tutte le reti non ne parlano minimamente. Tu, è una situazione ipotetica, cosa fai in quel momento? Come gestisci la tua figura di presidente? Provi a avvicinarti a un direttore di rete, a un direttore di telegiornale, a chiedergli come mai non ne parlate? Cosa fai? Cosa hai fatto in realtà in questi anni? Sì, il criterio è, ovviamente tu sai che con certi giornalisti che ti sono ostili, poi appunto ci sono stati episodi veramente spiacevoli in cui alcuni giornalisti poi hanno diffuso fuori sulla stampa contenuti di conversazioni che abbiamo avuto con un insieme di giornalisti totalmente manipolati e strumentalizzati. Qui tu sai, con certe persone non puoi neanche parlare, perché quello in un modo o nell'altro ti strumentalizza. Con quelli che tu reputi professionalmente capaci, ragionevoli, con cui c'è un buon dialogo, alzi il telefono, chiami, con dovuti modi, cerchi di farli ragionare, cerchi di sollecitare, segnali magari dei link, fai una operazione di moral suasion, sapendo, e qui appunto è molto fondamentale, che in teoria tu non hai diritto di farlo, perché come presidente tu puoi farlo perché sei presidente, per cui se tu telefoni questi rispondono al telefono. Però devi stare attento a non spingerti oltre un certo livello, perché poi vieni subito accusato di volerli censurare, condizionare e di andare oltre il tuo ruolo. Per cui è molto delicato. Se invece uno è l'amministratore delegato, a cui rispondono i direttori di rete e in ultima misura anche i direttori dei telegiornali, in quel caso tu hai la facoltà di intervenire e di imporre un diverso tipo di linguaggio. Però io non ero amministratore delegato ed ero presidente. Va bene, adesso che sei tornato fra noi, cosa farai nel futuro? Allora, beh, adesso appunto pian pianino riprendo anche la mia libertà intellettuale, ogni tanto esco di nuovo con delle interviste, tra cui questa che mi fa molto piacere, parla con te per la stima che abbiamo da tanti anni. Sto insegnando all'università, sia a Lugano, inizierò in gennaio anche all'Università Cattolica a Milano, ho diversi progetti, insomma mi sto costruendo un nuovo percorso professionale dopo 3 anni che sono stati molto, molto intensi, è stata un'esperienza molto significativa. Permettimi un piccolo corollario, questa esperienza mi ha insegnato una cosa molto importante, cioè che non basta avere ragione nel denunciare o individuare certe storture, non solo nel giornalismo, in genere anche nella gestione del paese. Tu devi avere la forza e la capacità, questo è un mio appello rivolto alle forze politiche o a chi in futuro avrà la possibilità di ricoprire altri incarichi, di arrivare preparato in certe situazioni, di aver studiato il terreno, di capire come funziona la macchina, cioè aver fatto i compiti a casa prima di prendere un ruolo di responsabilità nel governo. Perché se tu non fai questo esercizio, tutti i governi, la storia lo dimostra recente, di destra, di sinistra, alternativi come sono stati come è stato il Movimento 5 Stelle, almeno nella sua fase iniziale, finiscono per fallire proprio perché l'establishment, la macchina istituzionale, il deep state come viene chiamato, ha gli strumenti per boicottarti e per impedirti di cambiare davvero le cose. Allora, questo è molto importante ed è un'operazione molto difficile, faticosa, ma indispensabile, perché altrimenti tu hai un lasso di tempo molto breve, se arrivi impreparato finisci per dare fiducia a persone che in realtà non conosci,
e che alla lunga finiscono per danneggiarti o rischiano di danneggiarti. Ecco perché il mio auspicio è che qualunque sia l'argomento trattato, ministeri, la stessa RAI, si sia più professionali e attenti a questo lavoro di preparazione che invece i partiti politici tendono a sottovalutare. E questo è pericoloso, e questa è la ragione, l'ultima analisi, che impedisce un vero percorso di riforma in Italia. Va bene, direi che più chiaro di così non potrebbe essere. Ti ringraziamo della tua disponibilità e ti salutiamo con un grande abbraccio. Grazie Massimo, un saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori, o teleascoltatori, o web ascoltatori, non so come vuoi chiamarli. A presto, grazie.